Buonasera e benvenuti al TG. La comunità degli italiani di Momiano ha ricordato i suoi primi 30 anni di attività. Per onorare soci, attivisti e autorità locali, il sodalizio ha festeggiato sabato scorso l'importante traguardo presso l'estivo della sede sociale, mentre l'atto conviviale è avvenuto ai piedi del famoso castello dei Conti Rota. Vediamo il servizio. La data di fondazione esatta della comunità degli italiani di Momiano è il 14 marzo 1991, ma in realtà la comunità, oltre a fare i suoi 30 anni, ha avuto in programma già due feste. Questa dunque, quella ufficiale, sarebbe già la terza. A dire il vero, i festeggiamenti sono stati scaglionati per via delle disposizioni epidemiologiche. Ciononostante, a Momiano si sono dati appuntamento amici, compagni, soci, attivisti e autorità locali. In fondo i 30 anni arrivano una volta sola. E quando a fare festa è la comunità degli italiani, in realtà a fare festa è tutto il paese. Sì, per le motivazioni ben note abbiamo scelto come comunità di fare tre serate dedicate al trentesimo della comunità, le prime due artistiche, quindi con la partecipazione di tutti i nostri gruppi artistici, i mini cantanti, il coro misto, la filodrammatica, il gruppo creativo e il gruppo vocale Evergreen, e invece questa terza serata l'abbiamo dedicata a tutti gli enti che storicamente in questi 30 anni hanno collaborato con noi. E gli enti che hanno collaborato con il sodalizio momianese sono veramente tanti ed è stato difficile ringraziarli tutti di persona, soprattutto presso l'angusto estivo della comunità. Ricorderemo le scuole, il comune, l'università popolare aperta, le comunità con sorelle del Buiese o ancora le proloco locali. Non ce ne vogliano coloro che non abbiamo menzionato, ma a proposito di menzioni, a fare la parte del leone è stato il coro misto della comunità. Mentre nelle poc'anzi menzionate sessioni in occasione di questo trentesimo, ad intrattenere il pubblico sono state anche le altre sezioni artistico-culturali comunitarie. Ovviamente non potevano mancare i vertici di Unione Italiana. Questa serata qui, quella giornata qui, per ringraziare un po' le istituzioni che hanno collaborato con la comunità in tutti questi 30 anni e anche un po' per ricordare le persone che hanno guidato questa importantissima e viva comunità, ecco, veramente una comunità viva, una comunità attiva che è sicuramente l'essenziale per una comunità che vuole avere un futuro. Dunque, ecco, il mio veramente un augurio di cuore, ecco, veramente di ottimismo per i prossimi, no, 30 anni, ma almeno 100 anni. La comunità degli italiani di Momiano ha 5 sezioni artistiche, il coro misto, la sezione mini cantanti, gli evergreen, ovvero uno specifico tetto vocale, poi il gruppo creativo dei più piccoli, oltre a quelle che sono le sezioni sportive e ricreative, calcetto, bocce e mora cantata, quest'ultima frutto del territorio in questione. C'è da dire anche che la comunità di Momiano è pure coetanea della nuova Unione Italiana. Sì, prego. Mi fa piacere ricordare che la comunità degli italiani di Momiano ha 30 anni come l'Unione Italiana, è nata nello stesso anno, nello stesso clima, un clima molto difficile con tanti impedimenti, ma una comunità che come l'Unione Italiana ha saputo superarli ed è una delle comunità più attive che abbiamo, promuove la lingua, la cultura, raccoglie tutte i connazionali di questo territorio e certamente il ringraziamento sentito da parte dell'Unione Italiana e mio personale a tutte le momianesi, a tutti i momianesi per tutto l'impegno, l'amore che ci hanno messo in questi anni in mantenere viva la cultura, la lingua e l'identità italiana. Dunque una comunità che ha saputo crescere, che ha avuto la pazienza di superare i problemi presentatisi e che ha contribuito allo sviluppo culturale dell'area momianese e della stessa città di Buie, ha concluso il presidente Tremul. Ed ora, ovviamente, si va verso il 40esimo. In occasione della giornata della città di Cittanova, presso il vecchio cinema, oggi centro culturale, sociale e multimediale, sono stati presentati i dipinti restaurati di Bruno Mascarelli, creati negli anni 50 come parte del suo ciclo cittanovese.
Dopo un restauro dettagliato presso l'Istituto Nazionale di Restauro, le tele di Bruno Mascarelli, con motivi di Cittanova, sono state riposizionate al loro posto, sui muri del nuovo centro multimediale. Si tratta di 4 opere di grandi dimensioni, realizzate con la tecnica della tempera su tela. Il pittore rovignese le dipinse su commissione nel 1953. Della vita e delle opere di questo rinomato artista rovignese ha parlato la storica dell'arte Jerica Zicher. È difficile parlare di Bruno Mascarelli, che è una icona, un simbolo, non solo di Rovigno ma anche della tutta storia dell'arte contemporanea nell'Istria. Questi 4 dipinti, grandi composizioni, erano ordinati da Comune di Cittanova a quell'epoca, Narodni Odbor Novigrada, e hanno chiesto per fare per la nuova Casa di Cultura, Dom Culture, 4 dipinti che saranno veramente come decorazioni. E Mascarelli a quell'epoca, fino agli anni 40, ha già fatto tanti dipinti anche per Rovigno, ma anche per Trieste. In Trieste era una galleria molto famosa, Scipion, che era aperta fino al 52, dove Mascarelli è venuto in contatto con l'arte italiana di Novecento. E proprio questo si può vedere anche sulle queste 4 composizioni, che parlano un po' di Cittanova di passato, Cittanova di quell'epoca, non dimenticare, era fine di seconda guerra, anni 50, esodo di tanti italiani, ma anche ha fatto quello che sarà in futuro. Così è come un rebus, come un collage, dove è tutta la storia di Cittanova, il presente e il futuro, ma un narrativo che è visuale, non è narrativo letterario, ma visuale. Provincia sul mare, mediterraneità, vita dell'Istria costiera e Istria rustica. Sono questi i titoli dei dipinti che raffigurano il presente, il passato e il futuro di Cittanova. È evidente l'influenza del futurismo e del cubismo. Posso dire le 3 chiavi delle queste pitture: è pietà, la Madonna con Cristo, che è sempre simbolo di qualcosa che era fatto male. Dopo è Arlecchino, che guarda a Observatori, che è qualcosa che è un po' pazzo, vuol dire, ma non solo pazzo, una cosa che viene con gioia. E dopo sono tante figure con le mani su, no? Che vogliono dire andiamo avanti, e guardano su quello che era sempre a Cittanova, guardano al mare. Il sindaco Anteo Milos ha ricordato che le tele sono state sotto restauro da novembre del 2018. Adeguatamente restaurate, protette ed incorniciate, le 4 tele di Mascarelli oggi brillano in tutto il loro splendore e per quasi 70 anni continuano ad adornare le pareti dell'ex cinema, oggi il nuovo centro multimediale, ha dichiarato il sindaco Milos. Il cinema cittanovese è stato costruito dal 1949 al 1954, grazie al lavoro volontario dei cittanovesi. Il rinnovo dell'edificio è iniziato nel 2011. Il progetto è partito nel 2011 e poi con la progettazione e la costruzione negli ultimi 2 anni, ecco, siamo arrivati a un decennio dall'inizio, oggi ad aprire in un modo non ufficiale ma con la rappresentazione dei quadri di Mascarelli questo nuovo edificio che è stato costruito originalmente nel 1954. Questo rappresenta il centro culturale di Cittanova, ha rappresentato da sempre, è stato costruito come un centro culturale, qui si svolgevano tutte le manifestazioni pubbliche, ma anche le feste, il Capodanno, le maschere, insomma tutto quello che si svolgeva a Cittanova si svolgeva qui dentro. L'intenzione era ed è sicuramente che tante di queste manifestazioni ritornino, si svolgano qui e che la gente di Cittanova abbia un punto di ritrovo, di incontro pubblico nel centro di città, così che anche la città vivrà di questo. Notizie flash. Fino al 13 settembre la città di Pola, attraverso i comitati locali, coinvolgerà i cittadini nella progettazione del bilancio per il 2022, nell'ambito dell'azione I cittadini creano il bilancio.
Martedì 21 settembre si terrà una tavola rotonda alla presenza del sindaco e dei responsabili delle amministrazioni competenti e dei presidenti di tutti i consigli comunali. Il sindaco di Rovigno, Marco Paliaga, ha incontrato i rappresentanti della minoranza nazionale bosniaca. I loro rappresentanti hanno elogiato l'attuale collaborazione con la città di Rovigno e soprattutto l'atmosfera positiva di convivenza della popolazione maggioritaria con i membri delle minoranze. Avvio alla 22esima edizione del Festival di Musica da Camera dei Musicisti di Pola. Lo scopo di questo festival è di riportare musicisti originari di Pola che esercitano la loro carriera all'estero nella propria città. In totale verranno presentati 4 concerti nei mesi di settembre e 1 ad ottobre. Il festival ha luogo nella chiesa di San Francesco, mentre l'ultimo concerto ad ottobre si terrà sul piccolo palco del Teatro Nazionale Istriano. Vediamo com'è nata questa idea. Il mio professore, Jaksa Zlatar, pianista, lui è nato a Dalmazia, poi ha fatto scuola di musica a Pola, così per le ragioni della famiglia, e adesso lavora all'Accademia Musicale di Zagabria. Allora lui è venuto, alla sua mente è venuta questa idea, perché anche a lui piaceva ritornare a casa e suonare, fare i concerti, forse anche invitare qualcuno dei suoi colleghi che non devono essere polesani, ma come ospiti ai concerti. Il concetto del festival è molto interessante, unico nel suo genere, soprattutto per le esibizioni eseguite dai musicisti esclusivamente originari del nostro paese. Ma la prima idea era quella di portare esclusivamente i musicisti polesani sulla scena del festival. E ho deciso di anche invitare un complesso oppure dei musicisti solisti che sono proprio ospiti, che non hanno niente a fare con Pola. Così cominciamo con un trio Jongen, che è un trio dei musicisti da Zagabria, flauto traverso, fagotto e pianoforte. Sono 3 bravissimi musicisti, Renata Penezic, Žarko Perišić e Marina Matolić, che tutti insegnano all'Accademia di Musica di Zagabria. Il prossimo concerto è stato annunciato per il 10 settembre, dove il pubblico avrà modo di vedere l'esibizione della soprano Patrizia Judetić, accompagnata dal pianista Robert Batelić. Invece, in data 18 settembre, il professor Jaksa Zlatar si esibirà insieme all'ex studentessa Vesna Ivanovic-Ozvirk. L'entrata è gratuita per tutti i visitatori. Tutti i concerti iniziano alle ore 20. Ed è tutto, grazie dell'attenzione, buona serata.